cosa significa prendersi cura di dei giovani calciatori che vogliono diventare dei campioni? Ma è un compito difficile e allo stesso tempo però dà tanta soddisfazione. Intanto perché ci occupiamo anche della crescita mentale, quindi personale del ragazzo. Gli insegniamo i principi basilari di alcune metodiche, poi alcuni di loro si affezionano anche alle argomentazioni stesse e scelgono magari di intraprendere alcuni percorsi professionali, chi il preparatore, chi il fisioterapista, chi il medico. Molte volte noi abbiamo un contatto profondo col dolore, no? E allora è importante dare la motivazione, dare il giusto impulso, quello che noi in gergo lo chiamiamo lo stato di grazia. Quindi quell'aspetto che ti permette poi in campo di dare la prestazione. Quando questi ragazzini si fanno male, quanto si preoccupa lei? Beh, naturalmente molto, è inutile sottolinearlo. Però ecco, c'è da dire questo, sono dei ragazzi veramente coraggiosi, perché anche davanti ad infortuni abbastanza pesanti, che magari dall'esterno è difficile valutare, però loro si mettono sempre in gioco. Quindi noi sia in campo che qui dentro abbiamo una tensione abbastanza alta. Beh, faccio un in bocca al lupo grandissimo e gli auguro di tutto cuore di trovare la cosa per cui aspirano.